A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento webinar. Io sono Donatella De Francesco dell'Accademia Limpedismov e il webinar di oggi è dedicato alle alterazioni dell'equilibrio e della postura, le cadute. Sono con noi oggi il professor Giovanni Abruzzese dell'Università di Genova e la dottoressa Maria Francesca De Pandis del San Raffaele di Cassino. Prima di lasciarvi a loro, vi ricordo che chi volesse interagire con il nostro webinar e quindi mandare delle domande ai nostri relatori può farlo cliccando nel pannello di controllo, nella freccina in alto a destra arancione, e inserire appunto il testo delle domande nella sezione chat. Vi ricordo infine che oggi sono stati caricati dei documenti nella sezione documenti inerenti appunto all'argomento trattato. Ora vi lascio al professor Abruzzese che vi illustrerà in breve l'argomento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar che, come appena stato detto, è dedicato a un argomento molto importante per i pazienti parkinsoniani, quello relativo alle cadute e quindi alle alterazioni dell'equilibrio e della postura che possono essere all'origine delle cadute stesse. Il webinar di oggi sarà tenuto dalla dottoressa De Pandis, che oltre ad essere una cara amica, è una neurologa che da tantissimi anni si occupa di Parkinson, ma che soprattutto in questi ultimi anni si è dedicata alla riabilitazione del Parkinson ed è la responsabile della rieducazione neuromotoria presso l'Istituto San Raffaele Cassino. Quindi sono certo che la dottoressa ci spiegherà un pochettino da dove originano le cadute, quali conseguenze comportano, quello che possiamo fare per cercare di evitarle. E quindi le do la parola. Francesca, a te. Buongiorno, innanzitutto grazie professore alla presentazione, grazie all'Accademia Limpedismo per avermi invitato a trattare questo argomento sicuramente complesso, più facile per lei, ma che effettivamente quotidianamente affrontiamo. Inizierei con delle precisazioni che sono relative ecco, ad alcuni chiarimenti, eccoci qua, ci siamo, alcuni chiarimenti relativi al movimento, al cammino, a quelle che sono le caratteristiche più importanti e gli strumenti più importanti posseduti dall'uomo per adattarsi all'ambiente e contemporaneamente per adattare l'ambiente a noi. L'evoluzione ha portato l'uomo ad una postura bipodalica, quindi ad una verticalizzazione del rachide che ha trasformato quindi quello che era il treno anteriore, le nostre zampe anteriori, che avevano quindi una funzione di appoggio, in un arto superiore, dotato di una raffinatissima motricità della flessione, l'opposizione del pollice, ma contemporaneamente è stato indispensabile per l'uomo distribuire nelle zone più caudali della colonna vertebrale e soprattutto nell'apparato muscolo-scheletrico e legamentoso degli arti inferiori dei complessi meccanismi di gestione del carico e dei compiti di stabilizzazione e di equilibrio. Sappiamo che quando raggiungiamo da bambini la posizione eretta, lo facciamo con un grande dispendio di energia e sicuramente una delle cose importanti è disporre il corpo nello spazio in modo tale da garantire la massima stabilità con la minima spesa energetica e il miglior comfort. Tutto questo è, diciamo, possibile grazie alla muscolatura tonico-posturale che permette all'uomo di mantenere la stazione eretta bipodalica in modo automatico, soprattutto nelle fasi più avanzate. Dicevamo che il bambino impara a raggiungere la posizione eretta intorno al 12° mese e consolida però questa posizione e acquisisce gli automatismi motori con un equilibrio stabile, sicuramente nel corso degli anni, fino ai 7-8 anni, siamo ancora in una fase di crescita. Il controllo centrale dei muscoli tonico-posturali è tutto sottocorticale, per fortuna, è automatico ed è a riflesso, e quindi non abbiamo bisogno di pensare troppo quando siamo cresciuti a
a cosa fare per rimanere in equilibrio, ci pensano alcune strutture sottocorticali, quali per l'appunto i ganglia della base, i nuclei talamici e alcuni nuclei mesencefalici, li conosciamo poco, come il nucleo rosso, il nucleo peduncolo pontino, l'oliva bulbare e soprattutto il cervelletto. Due argomenti importanti, due chiarimenti Francesca, importanti. Sì? mi chiedono se puoi parlare un pochettino più lentamente, in modo che così Ah, migliora va l'audio. bene. Sì, sicuramente. Vediamo un attimo se. Dicevamo che quindi avevo da chiarire due argomenti importanti che sono la definizione del centro di massa corporea o baricentro e quello della base d'appoggio. Il centro di massa corporea non è nient'altro che quel punto nello spazio in cui il baricentro agisce su tutte le parti del corpo e punta verso la base d'appoggio, che è il punto di applicazione del risultato delle forze scambiate al terreno con il nostro corpo. E questo attraverso le regioni plantari del piede. Quindi il piede diventa un elemento di importanza cruciale nella gestione della posizione retta. Chiariamo anche un'altra questione. Di che cosa si tratta? Cos'è l'equilibrio? Che cosa si intende per equilibrio? Allora, l'equilibrio non è altro che una funzione molto complessa di integrazione sensorimotoria che coinvolge diversi sistemi al fine di mantenere il corpo appunto nella posizione retta, orientarlo opportunamente, ma soprattutto garantirgli la possibilità di svolgere attività motorie ed adattarsi a delle perturbazioni esterne. Per far ciò, a questo contribuiscono una serie di segnali che derivano da sistemi somatosensoriali, in particolare la propriocezione e il contatto cutaneo con il terreno, ma anche e soprattutto segnali visivi, segnali vestibolari, e questo determina degli aggiustamenti motori, riflessi, delle risposte muscolari che dicevamo sono automatiche, una modificazione del tono posturale. Il mantenimento della stazione retta non è un fenomeno statico e senz'altro mantenere la postura e l'equilibrio in posizione retta necessita di continui aggiustamenti posturali finalizzati a mantenere il corpo e il capo all'interno del centro di gravità e mantenere il centro di massa corporea allineato con la base d'appoggio. Come vedete, per rimanere in equilibrio, tutto sta nel mantenere il nostro corpo, il nostro baricentro all'interno di una base d'appoggio. Gli aggiustamenti posturali sono risposte rapide e riflesse e io sottolineo modulabili con l'apprendimento. Torno nella diapositiva precedente, avete visto come questa ballerina riesce a stare sulla punta di un piede in una postura complicatissima. E questo lo ha raggiunto sicuramente con l'allenamento, non è una cosa che era innata in lei. E quindi l'apprendimento è uno di quegli elementi che io sottolineo perché poi è alla base del miglioramento dei disturbi posturali laddove questi dovessero comparire. Mediante recettori cutanei e propriocettori muscolari, attraverso recettori vestibolari, afferenze visive, abbiamo detto somatosensoriali, gli aggiustamenti posturali ci permettono di rimanere in piedi. Ma questi aggiustamenti posturali hanno delle caratteristiche che dobbiamo definire. Alcuni sono aggiustamenti anticipatori, cioè possiamo prepararci laddove noi prevediamo di avere una condizione di instabilità. E poi ci sono degli aggiustamenti posturali compensatori che sono automatici e sono provocati da stimoli sensoriali periferici e propriocettivi. Quindi definiamo risposte con posturali anticipatorie e compensatorie. Parliamo adesso della malattia di Parkinson. Date queste premesse, possiamo dire che la malattia di Parkinson è caratterizzata da una rigidità muscolare ed un'alterazione della postura. Classicamente una postura con una curvatura anteriore, curva, con un atteggiamento flessorio del capo, del tronco, dei gomiti e delle ginocchia,
per una prevalenza dei muscoli flessori rispetto alla muscolatura delle catene cinetiche posteriori che sono estensorie. Questo determina la classica postura curva della malattia di Parkinson, che fu descritta da James Parkinson e che ricalca appunto quello che vediamo in queste fotografie, ma che generalmente non compare così nelle persone in prima diagnosi. Una persona col Parkinson, soprattutto ben diagnosticata per tempo, non arriva ad avere questo atteggiamento posturale, perché alcune strategie terapeutiche, come conoscete bene, in particolare il gold standard del trattamento farmacologico, cioè la levodopa, riesce a evitare, soprattutto nei primi anni di malattia, la comparsa di questi disturbi posturali, che come vedete però sono caratteristici della malattia laddove questa non venga trattata farmacologicamente già, diciamo, al suo esordio. Altra considerazione: l'atteggiamento posturale in antiflessione del rachide, con la prevalenza della muscolatura anteriore rispetto alla muscolatura estensoria posteriore, che cosa determina? Determina che la base d'appoggio nel malato parkinsoniano è più piccola rispetto alla base di appoggio di un soggetto normale, in cui la massa, il centro di massa corporea è centrato esattamente sulla base d'appoggio. Nel paziente parkinsoniano la base d'appoggio è piccola perché l'antiflessione del rachide ne riduce le dimensioni. Ma esistono altri elementi che caratterizzano le problematiche legate agli atteggiamenti posturali nella malattia di Parkinson, che sono legate proprio alla co-contrazione muscolare, cioè la contrazione muscolare di muscoli agonisti ed antagonisti, che rendono, diciamo, che sono poi un po' la causa della rigidità extramiralinguale, e che inducono questa alterazione, una riduzione della flessibilità e della flessibilità del paziente, con un'alterazione delle strategie di compenso, soprattutto quelle che correggono le piccole perturbazioni legate a movimenti automatici di caviglia, piuttosto che strategie di anca che correggono le grandi perturbazioni. Quindi noi che cosa troviamo? Troviamo che nella fase, diciamo, nella quale noi somministriamo levodopa al nostro paziente e il paziente comincia a presentare un'iniziale, diciamo, scarsa efficacia alla levodopa, abbiamo che le risposte compensatorie tornano, normalmente le risposte compensatorie delle persone con Parkinson sono rallentate, sono bradicinetiche e sono anche ipocinetiche, cioè sono ridotte in ampiezza. Le risposte anticipatorie, volontarie, sono responsive alla levodopa, mentre quelle automatiche le sono molto di meno. E quindi noi avremo che nella biomeccanica del movimento avremo un ridotto margine di stabilità. Abbiamo poi delle alterazioni posturali più complesse nella malattia di Parkinson, che possono, diciamo, creare ulteriori problemi e che è necessario descrivere, che sono legate a vere e proprie deformità posturali, che sono descritte come un anterocollo, che è una flessione del capo superiore a 45 gradi, che per fortuna non è molto frequente nella malattia di Parkinson idiopatica, soltanto il 6% ha questo tipo di disturbo, che in genere induce dolore, limita il campo visivo e può peggiorare quindi il rischio di cadere. L'altra è la cantocormia, che viene definita come una postura flessa, con una flessione della colonna toraco-lombare superiore ai 45 gradi sul piano sagittale, che per fortuna anche questa ha una prevalenza di circa 7%, ma che ovviamente determina un drammatico spostamento in avanti del baricentro, con una riduzione della base d'appoggio e quindi del margine di stabilità. Induce così una limitazione anche del campo visivo, e anche questo può peggiorare il rischio di cadere. L'altra è la sindrome di Pisa,
che è data da una pronunciata flessione laterale di circa 10 gradi del tronco, anche definita distonia assiale. Anche in questo caso, spostando lateralmente il baricentro, vi è anche in questo caso una riduzione della base d'appoggio, una riduzione del margine di stabilità. Quindi abbiamo visto Francesco, che l'instabilità. per il problema cadute, mi hanno chiesto per esempio se esistono degli esercizi che possono essere applicati in maniera tale da avere una postura la più corretta possibile, quindi controbattere la gantocornia o la sindrome di Pisa. Assolutamente sì, e sarà proprio tutta la parte che faremo sull'esercizio fisico. Sappiamo che l'esercizio fisico già da solo, come attività motoria aerobica effettuata in modo sistematico, determina un miglioramento delle performance motorie globali nella malattia di Parkinson, migliorando il cammino e le attività correlate al cammino. Naturalmente posture d'equilibrio vengono considerate tali. Per parlare invece poi delle specifiche attività che migliorano la postura e riducono le cadute, qui dobbiamo andare più nel dettaglio e la quantità di evidenze sufficienti per giudicare qual è il tipo migliore di trattamento riabilitativo non è ancora chiaro. Siamo certi che l'unica strada che abbiamo non è farmacologica, ma è una strada che prevede un approccio al miglioramento dell'atteggiamento posturale, della marcia, del cammino, quindi quelle attività motorie aerobiche globali che devono essere svolte a seconda del grado di malattia e quindi in base alla alterazione posturale specifica in modo specifico, quindi non si può generalizzare. Possiamo dire in linea generale che l'attività motoria aerobica facilita e migliora tutte le attività correlate al cammino, migliora le performance motorie e addirittura diciamo, ha dei dati di neuroplasticità, quindi probabilmente rallenta il decorso della malattia. Ma per entrare nel dettaglio specifico su cosa fare, bisognerà Forse, prendere in considerazione Francesca, un le sindromazioni. messaggio che può essere utile per i nostri pazienti è che la tipologia degli esercizi spesso necessita di essere individualizzata sulle caratteristiche dei singoli pazienti, quindi non c'è una ricetta uguale per tutti. Assolutamente questo era quello che cercavo di dire. Forse l'unica ricetta che io scrivo sempre quando faccio le ricette ai miei malati è quella dell'attività motoria aerobica, cioè fare esercizio fisico già dalle prime fasi di malattia, già dai primi sintomi, significa entrare e cambiare uno stile di vita e non affidarsi alla terapia farmacologica, ma cominciare immediatamente ad avere un approccio di comprensione del disturbo motorio, credo che sia di importanza cruciale per l'evoluzione. Dopodiché è verissimo quello che dico, non esiste una ricetta per tutti, bisognerà fare una buona visita ad un paziente ed avere un team multidisciplinare composto da terapisti occupazionali, dai fisioterapisti che ci aiutano, dagli idroterapisti che ci aiutano poi a indirizzare meglio chi ha un problema specifico in termini di stabilità o in termini di postura. Bene, passiamo alle cadute. Passiamo, diciamo, quali sono gli ulteriori fattori che influenzano l'equilibrio. Sicuramente tremore posturale, discinesie sono due elementi che possono aumentare il rischio di cadute, ma anche e soprattutto il freezing o fenomeni di festinazione, così pure l'ipotensione ortostatica e ancora il cognitive loading, cioè il carico cognitivo. E qui che vengo a parlare del cognitive loading, cioè il carico cognitivo, questo è un lavoro del professore fatto con Roberta Marchese tanti anni fa, ormai nel 2000. E, è un lavoro nel quale loro dimostrano, valutando la postura su una pedana stabilometrica, che senz'altro il doppio compito, un compito cognitivo associato ad un compito motorio, riduce la stabilità posturale nel paziente con malattia di Parkinson, sia occhi aperti che occhi chiusi, rispetto ad un soggetto normale. Ma poi dicevamo il freezing induce una riduzione della base di appoggio e quindi, così pure la festinazione,
E quindi non è difficile capire come lo spostamento in avanti della postura possa indurre e favorire le cadute. Andiamo a definirle. Il 70% dei pazienti parkinsoniani cadono almeno una volta all'anno. L'incidenza delle cadute è significativamente maggiore di quella dei soggetti anziani. Le cadute hanno un enorme impatto sull'autonomia e sulla qualità della vita dei pazienti, e comportano un aumento dell'ospedalizzazione, un aumento dei costi sanitari. L'altra caratteristica delle cadute nella malattia di Parkinson, confrontate con quello che succede in un anziano di pari età, è che normalmente l'anziano frattura un polso perché mette in atto dei meccanismi di protezione, quindi dei riflessi arcaici, riflesso paracadute, che gli permettono con un'adduzione rapida delle braccia di andare contro la perturbazione. Nei pazienti con Parkinson vi è una ridotta flessibilità muscolare, una riduzione, un aumento della latenza dei riflessi di protezione e quindi in genere il paziente parkinsoniano si frattura il femore con un'enorme, diciamo, drammatica ricaduta, dicevamo, sulla qualità della vita e sui costi sanitari. Andiamo un po' rapidamente, il 46% ha avuto almeno un episodio di dei pazienti ha avuto almeno un episodio di caduta in 3 mesi, questi sono studi, e il 33% delle cadute ha esiti in fratture. In particolare la frattura dell'anca. Ci sono poi i traumi cranici con il rischio di emorragia cerebrale, di comorbidità e soprattutto la paura di cadere. Cosa aumenta il rischio delle cadute nelle persone con malattia di Parkinson? Aver avuto già 2 cadute negli ultimi 2 anni, ovviamente la gravità di malattia, perché poi non abbiamo parlato del fatto che in realtà l'instabilità posturale è parte integrante della stadiazione della malattia di Parkinson. Noi cominciamo a definire il paziente in stadio 3 di malattia quando compare, stadio 2,5, stadio 3, quando compare l'alterazione, quando compaiono disturbi dell'equilibrio. Un altro, quindi diciamo le cadute precedenti, la gravità della malattia, la politerapia, e poi mi fermerai sull'ipotensione ortostatica, che è un altro elemento spesso poco, diciamo, valutato da noi neurologi, e altri problemi di tipo ovviamente ortopedico neurologico, piuttosto che, e qui sottolineo, la disfunzione cognitiva. Come avete visto, alterazione delle funzioni cognitive, un carico cognitivo superiore riduce le performance motorie, così pure la paura di cadere o problemi di natura visiva. Naturalmente l'abuso di sostanze mi sembra. L'altra cosa che dicevamo è che i problemi emergenti potrebbero essere quelli legati ad una politerapia, l'uso di benzodiazepine, di anticolinergici, di triciclici, di antipsicotici, di antistaminici, di antipertensivi, sono tutti farmaci che possono favorire le cadute per diverse ragioni, in particolare il disturbo cognitivo e l'ipotensione ortostatica. Quindi Quindi, Francesca, direi che possiamo dire ai nostri ascoltatori che, a parte che poi possono scaricare il file, ci sono alcuni consigli pratici che possono aiutare, diciamo, un po' a ridurre il rischio, come evitare l'eccesso di farmaci, controllare bene la pressione arteriosa, utilizzare degli ambienti illuminati in maniera corretta in casa. Sono tutti piccoli consigli che non eliminano il problema, ma lo possono un po' ridurre. sì, adesso li troverete elencati uno per uno e iniziamo qui appunto la carrellata di che cosa fare se mi accorgo che la mia condizione di stabilità comincia a ridursi. Ho necessità di andare dal mio medico e cercare di individuare. La prima cosa è individuare la causa principale delle cadute e diciamo necessità del medico, del fisiatra, del neurologo, ma anche del fisioterapista, è quella di aiutare ad analizzare il perché delle cadute recenti con un coinvolgimento nella discussione anche del caregiver e effettuare quindi un esame attento e approfondito delle circostanze e un esame fisico.
quali sono le circostanze cliniche, quindi quali sono quelle che possono indurre cadute. Abbiamo detto che dal punto di vista medico potrebbero essere sincopi o presincopi, quindi significa una condizione di potenziale ortostatica anche subdola. Sappiamo che spesso i nostri pazienti riescono a reggere condizioni di riduzione pressoria con valori che si aggirano anche sotto i 100 mm di mercurio, non sintomatici. Questo però riduce sicuramente la circolazione e riduce anche le performance in termini di vigilanza. E l'altra può essere una debolezza degli arti inferiori o una instabilità articolare, per esempio problemi di ginocchio, di caviglia, ma di anca, che inducono per esempio dolore, possono essere essi stessi con l'insorgenza di una zoppia di fuga che fa fronte al dolore, essi stessi una causa di instabilità articolare. Se la caduta è avvenuta per una perdita di equilibrio accertata, quindi dobbiamo cercare di definire come è avvenuta la caduta, se è in avanti o indietro. Sappiamo che la caduta in avanti è tipica del paziente col freezing, la caduta indietro può addirittura porre un'idea di diagnosi differenziale, nel senso che è più facile che si possa trattare di un parkinsonismo. E poi le circostanze che bisognerà chiedere, ma è caduto mentre stava in piedi, mentre si alzava dal letto, piuttosto che mentre si girava. L'altra cosa che va sicuramente rilevata è se sono presenti disturbi di tipo vestibolare, quindi le vertigini, e sicuramente il freezing o la festinazione. Quindi Ecco identificare. Francesca, c'è una domanda di una delle nostre ascoltatrici che ci chiede se sappiamo quali sono le cause del freezing. Ovviamente è molto difficile rispondere a questa domanda perché sappiamo bene che non c'è un'unica causa, ma un meccanismo un pochettino più complesso di coinvolgimento di aspetti emotivi, cognitivi e motori. Però se vuoi magari dire due parole su questa domanda specifica. Allora, mi ha anticipato il professore, abbiamo spesso considerato il fenomeno del freezing un fenomeno soltanto motorio. Quindi per molti anni siamo andati a cercare attraverso studi di analisi del movimento alcuni pattern specifici del cammino, che erano appunto la riduzione progressiva della lunghezza del passo e la asimmetria del passo, che sembra essere una delle cause che induce la comparsa del freezing. Abbiamo poi capito che invece ci sono sicuramente altri fattori. Sappiamo che il freezing compare più in luoghi stretti, quindi in luoghi nei quali la rappresentazione mentale del cammino si può interrompere per una strettoia, o durante il giro, basta mettere un birillo e far girare il paziente. Sicuramente un paziente in una fase un po' più avanzata di malattia può vedere la comparsa del freezing. Esistono poi altre condizioni. Sappiamo che il freezing, oggi sappiamo che il freezing correla con il load cognitivo, con il carico cognitivo, e soprattutto correla con i disturbi cognitivi. Quindi c'è un complesso sistema che stiamo ancora studiando, e che vede coinvolte diverse aree, diciamo aree sicuramente di integrazione sensorimotoria, aree visuospaziali e anche il cervelletto. Penso che, non so se ho detto tutto, prof, forse lei mi può Beh, sì, aiutare. ma ovviamente è giusto anche che i nostri ascoltatori sappiano che ci sono degli argomenti come appunto quello del freezing che sono particolarmente complicati e non a caso in tutto il mondo ci sono gruppi che stanno facendo ricerche e studiando questo tipo di problema per riuscire a comprenderlo meglio, quindi anche a, se possibile, curarlo meglio. Però ovviamente è un aspetto ancora non del tutto chiarito. Bene, provo ad andare avanti, vediamo un attimo le Okay. cadute, vado avanti, così ritorniamo. L'aspetto del freezing ci interessa molto come disturbo dell'equilibrio, sono quei meccanismi motori
ai quali ancora grosse risposte non siamo riusciti a dare. Le cadute dunque dove avvengono? Dobbiamo identificare il luogo, circa la metà delle cadute avvengono quando il malato si alza o è vicino al letto, quando compie dei passaggi posturali o è in prossimità del water e bisogna cercare di comprendere quale attività si sta svolgendo, se sta avvenendo un trasferimento da un luogo all'altro, se si sta evacuando, se si sta seduti su una sedia. E poi io dico, così lo stresso sempre, se il paziente si sta vestendo in piedi. Moltissimi dei miei pazienti, soprattutto quelli giovani, continuano a non mettere in atto delle strategie cognitive che servono per evitare le cadute. Io stessa, che ormai sono a una certa età, cerco di non indossare i pantaloni da in piedi, perché questo riduce sicuramente, dovendo stare su un piede solo, mi riduce l'appoggio monopodalico, riduce l'equilibrio. E invece io tantissime volte vedo pazienti ricoverati che continuano a svolgere delle attività complesse senza tenere assolutamente conto e quindi senza considerare quella che è la loro problematica. Quindi, diciamo, la scarsa consapevolezza del disturbo può portare essa stessa a generare delle cadute. Esistono poi, ovviamente, da valutare alcuni fattori che sono dei fattori ambientali, per esempio superfici regolari, le scale, superfici scivolose, ma soprattutto luoghi poco illuminati. E la contrarietà di moltissimi pazienti ad iniziare ad utilizzare, anche solo per strategia terapeutica, dei dispositivi di assistenza. Mi piace poco il bastone, preferisco deambulatore a due ruote e due puntali, che anche solo utilizzato a domicilio e permette al paziente di girare in sicurezza, ma soprattutto gli permette di migliorare la postura, che tendenzialmente tende a essere tanto cornica e a peggiorare se non vi è un appoggio anteriore. L'appoggio anteriore permette di scaricare, cioè di far venire meno i carichi sugli arti inferiori e quindi permette di migliorare i riflessi di raddrizzamento. Ovviamente sempre nell'analisi delle cadute dobbiamo fare un esame fisico approfondito, valutare la pressione arteriosa in clina e ortostatismo, valutare, qui sottolineo, lo stato cognitivo, poi vedremo perché, fare dei test di coordinazione motoria e una valutazione della stazione retta e dell'andatura. Ovviamente si fa valutare il paziente, si fa in modo che il paziente possa... si fa sostanzialmente un time up and go test, che non è altro che alzarsi da una sedia, fare un percorso, ritornare a sedersi in un determinato tempo, o un pull test, che è il vecchio test di spinta all'indietro, che veniva fatto per valutare la capacità di recupero della postura, e che sappiamo non essere predittivo rispetto alle cadute, quindi non ha un'alta sensibilità, un'alta specificità, ma ci può aiutare a capire com'è la situazione sicuramente. Esistono poi delle scale di valutazione che possono essere somministrate in genere dal fisioterapista, che sono la Falls Efficacy Scale, il diario delle cadute e il questionario sulla storia delle cadute. E questi sono appunto quelli che sono gli strumenti per la valutazione del cammino dell'equilibrio e del rischio di cadere, che vengono utilizzati in genere nella ricerca, sono il Time Up and Go, la Bear Balance Scale e l'ABC, cioè l'Activity Specific Balance Confidence. Abbiamo detto che il pull test rimane di dubbia, diciamo, di dubbia efficacia sulla previsione delle cadute. Abbiamo poi gli altri strumenti, cioè tutta la parte strumentale che valuta la postura, l'equilibrio e le cadute. Qui entriamo in un esame del cammino che si può effettuare con una gait analysis. La gait analysis permette l'osservazione di tutte le fasi del cammino, quindi l'inizio del passo, la fase di volo, la fase di doppio appoggio, e osserva inoltre la cinematica del movimento e permette anche di effettuare una stabilometria
sia statica che dinamica, valutando così le reazioni di forza al terreno Interrompo sia. Francesca perché c'è una domanda davvero curiosa, è un'osservazione che penso sia capitata anche a te da parte di una nostra ascoltatrice, che dice che le è capitato di osservare che alcuni pazienti con Parkinson camminano meglio quando vanno all'indietro, quando camminano da gambero. Questa è una cosa vera. E non so se vuoi affrontare un po' tu il problema di questo, che poi si riconnette a quel discorso che stavi facendo sul controllo cognitivo, ma comunque è un'osservazione molto corretta. Allora, spesso sappiamo che i nostri pazienti camminano, fanno bene le scale, vanno meglio quando sono in montagna e se pensiamo alla marcia all'indietro come una marcia nella quale trasformiamo il movimento automatico in un movimento volontario, forse anche questo può essere spiegato così, ma voglio sentire la sua, prof. Ma ci sono stati una serie di studi che effettivamente hanno osservato come alcune alterazioni del cammino si riducevano senza scomparire, ma quando i soggetti camminavano all'indietro, quindi facevano il passo all'indietro. Non è anche questo un argomento completamente chiarito. Credo che la ragione sia che c'è un controllo cognitivo molto più accurato, un po' come facevi tu l'esempio del cammino su lungo le scale, del cammino. Il cammino viene ritenuto una funzione automatica, ma in realtà non è così, è una funzione che richiede tutta una serie di meccanismi di controllo. I pazienti parkinsoniani spesso hanno un po' un problema quando le attività vengono svolte in maniera automatica, perdono la loro efficienza. Quando invece le stesse attività vengono svolte con un controllo più accurato riescono a migliorare, quindi credo che l'interpretazione sia questa. Perfetto, quindi non sono andata troppo lontano. Vado avanti. Allora, terapia farmacologica. Purtroppo non esiste la pasticca dell'equilibrio della postura o la pasticca anticaduta. E quindi qui casca l'asino. È un unmet needs non motorio al quale noi dall'altra parte della scrivania non riusciamo a dare una risposta. Paradossalmente, è proprio qui che entra in gioco il rapporto col paziente, al quale bisogna spiegare che nel momento in cui cominciano a comparire disturbi posturali e dell'equilibrio, molto dipende dalla loro capacità di riadattarsi ad una nuova condizione motoria. Quindi, naturalmente l'ho stressato anche prima, tutto questo va fatto quanto prima possibile, e cioè quando non c'è deterioramento cognitivo, quando ancora il paziente è in buona salute, quando le performance motorie sono ancora migliorabili e la neuroplasticità è ancora molto attiva. Se avvio al trattamento riabilitativo una persona che ha già tanti anni di storia di malattia e un'alterazione posturale strutturata con un'alterazione dei riflessi posturali, quindi dell'equilibrio, otterrò molti meno risultati. Quindi, senz'altro, io stresso. L'intervento farmacologico purtroppo può essere soltanto limitato ad adeguare la terapia dopaminergica per migliorare la motricità laddove ci si dovesse trovare di fronte ad una, diciamo, ad una condizione di wearing off piuttosto che di incompleto sblocco motorio. O quindi di fronte ad un paziente cosiddetto sottodosato. E poi abbiamo due altre questioni. Una è stata il metilfenidato, che sembrava migliorare il cammino di Friesen, anche se i dati non sono stati confermati, e adesso ci sono dei dati molto interessanti sull'azione dei colinomimetici. E qui torniamo a quel discorso che facevamo con il professore di quanto complessa è l'interazione tra funzione motoria e funzione cognitiva. Spesso noi consideriamo la funzione come motoria semplicemente come una funzione automatica, mentre il cammino, abbiamo detto, ha veramente le caratteristiche è sicuramente un'importantissima funzione cognitiva. Tutte le funzioni esecutive che noi diamo per scontate, perché sono tutte sottocorticali, cioè nel corso del nostro sviluppo filogenetico e ontogenetico le abbiamo sottocorticalizzate, ma sono assai complesse. E dunque è assolutamente importante capire che se vogliamo diciamo, migliorare questo aspetto, dobbiamo cominciare subito
metterci la testa e quindi trasformare, imparare a trasformare come fa l'atleta le funzioni motorie automatiche in funzioni in qualche modo corticalizzate o riallenare l'automatismo motorio che abbiamo detto è ancora possibile nelle fasi iniziali e intermedie di malattia. Molto più difficile nelle fasi avanzate, soprattutto per stressare quello che è scritto qui, soprattutto quando interviene un deterioramento cognitivo. E sappiamo che il deterioramento cognitivo nei malati parkinsoniani può essere anche molto sottovalutato e rimanere subdolo per molto tempo. Quindi sicuramente vale la pena in questi casi fare anche una valutazione neuropsicologica strutturata per andare a verificare se c'è un'iniziale compromissione delle funzioni esecutive, sicuramente ridurre i farmaci psicoattivi se è possibile. Terapia chirurgica. Per un periodo abbiamo pensato che la stimolazione del TPM, cioè del nucleo peduncolo pontino, potesse essere una valida strategia per migliorare i problemi di cammino, ma soprattutto di equilibrio. I dati non sono confermati. Sicuramente possiamo dire che gli effetti a lungo termine della stimolazione cerebrale profonda dell'STN sull'andatura e sull'equilibrio ci hanno dato dei dati iniziali di miglioramento, ma abbiamo ancora dubbi sul dato a lungo termine e qualche considerazione su cosa stimolare. Sicuramente il GPI sembra diciamo più correlato alla stimolazione del globo pallido interno, sembra migliorare di più i disturbi posturali e dell'equilibrio rispetto al nucleo sottotalamico e qualche volta la riduzione della frequenza di stimolazione può migliorare disturbi posturali e dell'equilibrio. Ultima, ma non ultima, abbiamo detto che forse la cosa più importante è la terapia riabilitativa. Dicevamo, ribadisco che con la terapia farmacologica e la terapia chirurgica possiamo ottimizzare alcune caratteristiche della marcia, stabilizzare, determinare una stimolazione dopaminergica più continua, però nella misura in cui sono già comparsi disturbi posturali dell'equilibrio, terapia farmacologica e terapia chirurgica sono poco efficaci. Entra in gioco quindi la terapia riabilitativa. Allora, cosa usiamo? Ovviamente dopo aver fatto un'attenta valutazione del paziente, del suo cammino, di quelle che sono le cause delle cadute, disturbi posturali dell'equilibrio, utilizziamo degli esercizi fisici che intanto aiutano a migliorare l'attività motoria in generale. Esiste poi una terapia in acqua, il Tai Chi, il Pilates, il Tapis Roulant e la danzoterapia e le Cues. Le Cues non sono altro che delle strategie, non sono altro che delle strategie cognitive di cui parlerò dopo, che vengono utilizzate prevalentemente per migliorare la lunghezza del passo, la velocità del passo e il freezing. Questa è una revisione sistematica della letteratura del 2009, non è cambiato molto, cioè il numero e la qualità degli studi che abbiano un outcome solo sulla postura e sull'equilibrio sono poche. E queste sono le linee guida italiane sulla riabilitazione che ci dicono che sicuramente l'esercizio fisico può migliorare tutte le performance motorie e la qualità della vita a breve termine. Il Tai Chi può migliorare, è l'unico che è stato dimostrato, avere delle strategie tagliate sul miglioramento della stabilità posturale nelle persone con malattia di Parkinson. La danza può migliorare alcuni componenti del disturbo della deambulazione, aspetti emozionali e socializzazione. Il Tai Chi, questo lavoro del 2012, diciamo, ci dice che l'allenamento al Tai Chi riduce le alterazioni dell'equilibrio nei pazienti con malattia di Parkinson da lieve a moderata, con benefici anche sulla capacità funzionale e una importante riduzione delle cadute. È un lavoro fatto molto bene che diciamo ha sdoganato ormai il Tai Chi nelle sue varie forme
come terapia efficace. Capirete bene che possiamo proporre una strategia di allenamento alle arti marziali a persone che però abbiano una condizione motoria che gli permetta ancora di reggere l'allenamento al Tai Chi. Quindi, seppur adattato alle esigenze parkinsoniane, quindi in genere si utilizzano le forme, diciamo, le prime forme, quelle diciamo, del Qigong, che è diciamo, la parte più la parte iniziale del Tai Chi, quindi non il Tai Chi inteso come arte di combattimento, ma appunto come arte di meditazione e di miglioramento della salute generale. Bisogna avviare appunto il paziente alle strategie di allenamento nelle fasi iniziali di malattia, altrimenti ovviamente l'esecuzione di movimenti complessi come quelli che si possono avere in questa disciplina diventa difficile e faticoso. Così pure la danza. La danza aggiunge un aspetto ludico all'attività motoria. E questa revisione sistematica della letteratura che vanno ad analizzare trial clinici controllati randomizzati ci dicono che sicuramente la danza e la musicoterapia possono migliorare non soltanto gli score motori all'UPDRS, ma anche il Bear Balance Score, cioè la scala che noi utilizziamo e che consideriamo una scala buona per la valutazione dell'equilibrio e anche la velocità del cammino. Come vedete, non c'è riferimento alle cadute, però. Andiamo a parlare di chiuse. Le strategie di chiuso sono delle strategie cognitive, possono essere strategie, sono strategie diciamo, possono essere sia spaziali che temporali e possono essere, dicevamo, sono delle modalità di diciamo, sono delle strategie che pongano attenzione, che trasformano l'atto motorio automatico in una governato da stimoli sensoriali esterni. Questi stimoli quindi possono essere uditivi, visivi, somatosensoriali, possono essere sia spaziali che ritmici. Possono essere utilizzati dei device avanzati, ma possiamo utilizzare anche delle banali strisce in terra per poter utilizzare delle strategie spaziali, oppure possiamo essere anche solo addestrati all'uso delle strategie cognitive che ognuno di noi o ogni paziente può decidere, può scegliere come fare darsi un colpo sugli arti, battere le mani, piuttosto che decidere di caricare in modo alternato sulle due gambe per poi partire e far fronte in questo caso, per esempio, il freezing. Ancora, certamente il treadmill training, quindi l'uso del treadmill, ha migliorato il cammino, le attività correlate al cammino nella malattia di Parkinson e ancor più il gait trainer, cioè quel particolare tipo di tapirulana che ha questo piccolo schermo nel quale compaiono delle cues visive nelle quali il paziente decide di posizionare i piedi cioè, a uno scopo, quindi attraverso una sorta attraverso lo schermo decide di posizionare i piedi in appositi riquadri per poter migliorare la lunghezza del passo e coordinare il cammino. Ma io credo appunto che sia doveroso fare riferimento a questo studio, che è un multicentrico controllato randomizzato, che è stato finanziato dalla Comunità Economica Europea con un settimo programma quadro, nel quale c'è appunto il professor Abruzzese ed Elisa Pelosin, e l'obiettivo di questo studio era proprio valutare il rischio di cadute attraverso un training sul treadmill immersivo con realtà virtuale. Sicuramente il professore ne sa più di me,
ma la cosa che possiamo dire è che l'intervento, quindi insomma, sono stati fatti diversi gruppi, poi lui ci dirà perché non è stato fatto soltanto sui malati parkinsoniani, ma anche sugli anziani non parkinsoniani. Intervento combinato di treadmill training e realtà virtuale aumentativa riduceva il rischio di cadute, migliorava la mobilità e aumentava le funzioni cognitive. Qui però, prof, devi dire qualcosa. Beh, questo è un approccio ovviamente abbastanza innovativo, ma che credo che poi riguarderà tutti nel futuro, perché la tecnologia ha il vantaggio di rendere alcune cose più, come si può dire, a basso costo, fruibili facilmente anche dalle persone al loro domicilio. Quindi sicuramente la tecnologia sta entrando molto dentro l'ambito della riabilitazione dei pazienti parkinsoniani e ci potranno essere, già ci sono, ma ci saranno nel futuro, dei device che utilizzano anche la realtà virtuale con lo schermo del computer di casa o del televisore o addirittura del telefonino che possono aiutare i pazienti a fare gli esercizi corretti a casa con un coinvolgimento cognitivo più importante perché naturalmente il ruolo della realtà virtuale è un'interazione tra il soggetto e l'ambiente. E quindi favorire tutti quei benefici di cui tu hai parlato e che derivano da questa interazione cognitivo-motoria. Bene, adesso proviamo a vedere se li abbiamo azzeccati. Action observation e apprendimento per imitazione è un'altra delle strategie che potremo utilizzare laddove con le nuove tecnologie si mettano in campo dei paradigmi e quindi possano essere dimostrati che alcuni paradigmi di allenamento possano essere efficaci per migliorare tanto il cammino quanto la motricità fine dell'arto superiore. Questo è un altro studio nel quale, finanziato dal Ministero della Salute, nel quale è stato coinvolto il professore. E questo è un vecchio lavoro, devo dire, fatto sempre dal gruppo del professor Abruzzese e dell'Elisa Polesin sull'efficacia dell'action observation, quindi dell'osservazione dell'azione, per migliorare in questo caso il freezing della marcia e di conseguenza le cadute, perché abbiamo detto che senz'altro il freezing è uno degli elementi che favorisce le cadute. Ma abbiamo anche di più, questo è un altro progetto, uno studio controllato, randomizzato, che ha visto coinvolte, nella quale abbiamo una realtà aumentativa e l'uso di cues uditive, è uno studio complesso messo su che si chiama Cupid, e che utilizza inoltre l'Exer Gaming, e il training domiciliare per migliorare la mobilità globale delle persone con malattia di Parkinson. Lo studio si è concluso nel 2014, i risultati, prof, mi dica lei, non so se sono stati già pubblicati. Sì, in parte sono È stati uno studio che ha pubblicati. visto israeliani, Sì. no? Ancora. Cose più semplici, e cioè un training con la pedana stabilomedica, poi più semplici per modo di dire, perché ovviamente il training tagliato sull'equilibrio con la pedana stabilomedica può essere fatto sia con una pedana stabilometrica in condizioni statiche, sia con una pedana stabilometrica in condizioni dinamiche. E la cosa carina è che anche in questo caso la pedana in questione, che è la Biodex, permette con uno schermo di effettuare degli esercizi di natura cognitiva, quindi il paziente deve spostarsi in avanti e indietro per poter raggiungere quei quadratini colorati che vedete, poter dal centro effettuare appunto il proprio il target del gioco. È quello di riuscire a prendere tutti quanti i quadratini ricomponendo questa stella. Inoltre la pedana in questione permette di effettuare anche un'analisi
della postura del paziente che si esercita e quindi questo ci permette di valutare a lungo termine il grado di miglioramento, quindi di performance di quel paziente nel tempo, quindi con diciamo, l'obiettivo di dare al paziente anche un feedback che è aumentativo in termini di miglioramento della sua performance. E poi abbiamo queste nuove tecnologie di basso costo, a queste io ci tengo particolarmente perché sono le cose che quando vengono da noi i pazienti la Biodex non se la portano, non se la possono portare a casa, invece la Nintendo Wii la possono acquistare, se la fanno regalare per Natale con 300 euro e laddove io riesca ad addestrarlo per bene, selezionando gli esercizi più adeguati a lui, e quindi magari quelli più semplici, oppure se il paziente è in buone condizioni, anche quelli più complessi, mi posso permettere di garantire a lui una continuità terapeutica domiciliare casalinga e addirittura con il Microsoft Kinetec anche con una valutazione da remoto, una valutazione cinematica da remoto. L'ultimo è questo studio di stupenata sabbiometrica con realtà aumentativa con l'Exer Gaming, che però, come vedete, non ha determinato particolari miglioramenti rispetto a soggetti che utilizzavano la pedana sabbiometrica senza Exer Gaming. Ho quasi finito, interventi a casa, raccomandazioni comuni. Rimozione dei tappeti, calzature sicure, uso dei tappetini da bagno antiscivolo. Soprattutto illuminazione per la notte, aggiunta di maniglie per le scale, riparazione delle crepe sul marciapiede, molto romano questo argomento. Eh sì, a Roma sarà un problema importante. E poi eventuale sistemazione di chiamata di emergenza o di dei nuovi sistemi che possiamo adesso utilizzare di videosorveglianza domiciliare. Quindi concludiamo che le cadute hanno una morbidità significativa, la valutazione delle cadute richiede una diagnosi differenziale, un'attenzione alle circostanze delle cadute, un'attenta critica dell'analisi del cammino, un'analisi critica delle valutazioni del cammino, un intervento farmacologico chirurgico laddove la valutazione clinica possa evidenziare una scarsa efficacia della terapia dopaminergica in corso, ma soprattutto è quello che dicevamo col professore all'inizio, un approccio riabilitativo multidisciplinare finalizzato ad una risposta assolutamente personalizzata. Io penso di aver fatto. Bene, io intanto ringrazio molto Francesca per lo sforzo che ha fatto di presentazione di questo argomento, che è un argomento sicuramente complicato. Le cadute sono un problema importante per i nostri pazienti, hanno un'origine complessa, non abbiamo la bacchetta magica per eliminarle con la pastiglia miracolosa e quindi bisogna fare quello che la dottoressa De Tandis suggeriva. Intanto, naturalmente, in collaborazione con il proprio neurologo e con i propri centri di riabilitazione, quello di ottimizzare la terapia, avere tutta una serie di accorgimenti che possono ridurre i fattori di rischio e soprattutto fare una vita molto attiva, un esercizio fisico adeguato e personalizzato al paziente, perché questo, ripeto, non eliminerà magicamente il problema, però sicuramente ne può ridurre la frequenza, ne può ridurre le conseguenze. Io spero che questa chiacchierata sia stata utile per coloro che ci hanno seguito. Ho cercato rapidamente al volo di rispondere anche ad alcune domande che arrivavano da parte dei partecipanti, ma sicuramente ci saranno altre occasioni per farlo. Quindi ringrazio la dottoressa De Pandis, ringrazio la Limpe per l'organizzazione e cedo la parola all'organizzatrice. Eccomi, allora io vi ringrazio, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio il professor Abruzzese, ringrazio la dottoressa De Pandis e soprattutto, importantissimo, vi ricordo che sabato e domenica ci sarà la prima convention per pazienti, caregiver, familiari e medici su Parkinson. Trovate tutte quante le informazioni su www.accademialimpedismo.it e quindi cosa aspettate? Affrettatevi, mi raccomando, iscrivetevi che manca veramente poco, ormai ci siamo.
E quindi niente, io adesso vi saluto e buon pomeriggio. A Buon presto, pomeriggio, ciao a tutti. arrivederci, ciao.